No, vi prometto che sarà brevissimo, ok? No, vabbè, tanti, non è proprio il caso. Allora, tanto ringrazio Guru at Work per gli amici Bargagli per l'invito. Bargagli e Ceccarelli, scusate. Il cognome non lo ricordo più. Per l'invito, abbiamo parlato di tantissime cose molto interessanti stamattina, ma io frequento moltissimi seminari, moltissimi convegni e difficilmente sento parlare di una delle problematiche più importanti nel mondo dell'informatica, cioè ovvero il cybercrime, la lotta al cybercrime. Quante volte voi sentite, cioè sono pochissimi gli interventi in questo senso, no? Eppure è un tema assolutamente, cioè, importante, perché la lotta alla pedopornografia, al cyberterrorismo, a tutti i cybercrimini in generale è ormai è una... Fabio, ti volevo dire che a Grosseto abbiamo fatto 4 seminari specialistici. Sì, no, io parlo, a livello nazionale, cui, non parlo nello specifico. Sono d'accordo con te, però Grosseto sono sempre troppo pochi, anzi vi propongo un bel programma ricco di questo... anche con degli ospiti di carattere internazionale, se volete, che possono portare comunque numerose testimonianze in questa disciplina che è assolutamente importante. No, spesso io oggi sono venuto con estremo piacere, perché questa è proprio la giornata ideale di Linux Day per informarvi, cioè per aiutarvi, guidarvi innanzitutto alla conoscenza di questa scienza forense che non è così antica come le altre, ha solo 30 anni in realtà l'informatica forense. Prima di tutto vi faccio una mia breve biografia, brevissima: chi sono e cosa faccio. Io mi chiamo Fabio Massa. Scusate, chi sono e cosa faccio? In realtà io sono un carabiniere da 25 anni circa. Ho sempre lavorato in una sezione dipendente dal Police di Parma per quanto riguarda due tipologie di analisi, cioè l'analisi della scena del crimine fisica e quella digitale. Quindi io ho fatto per un bel po' di tempo il becchino, sostanzialmente, cioè ho raccolto cadaveri a pezzi per tantissimo tempo, no, ho analizzato comunque la scena del crimine sotto profilo, inizialmente sotto profilo criminalistico e successivamente sotto profilo psicologico, è una cosa che mi appassiona tuttora. Però la mia passione da vecchio nerd è... da anziano nerd, perché comunque alla luce dei miei 41 anni, da anziano nerd e da anziano investigatore, cioè quella disciplina che comunque mi ha sempre appassionato è quella proprio dell'informatica, nell'ambito dell'investigazione digitale. Mentre i miei amichetti sardi nella mia adolescenza si arrampicavano negli alberi, io iniziavo a smontare i miei PC e vedere che cosa c'era dentro, insomma, giocarci fino a poi a programmare in Basic per far saltare una pallina, non so che utilità aveva, non ricordo quale fosse l'utilità di far saltare una pallina dallo schermo, paginate di linguaggio di programmazione. Comunque questo mi ha aiutato negli anni a formarmi. La mia formazione specialmente, cioè, allora, per quanto riguarda quella digitale, ho quasi tutte le certificazioni, anzi direi tutte le certificazioni più importanti a livello mondiale, che sono quelle per quanto riguarda mobile forensics, quelle israeliane sulla UFED, cioè sulla, diciamo, l'analisi di dispositivi digitali mobili, quelle principali per quanto riguarda l'analisi dei computer, le analisi dei dispositivi non convenzionali, cioè GPS, PlayStation, Xbox, tutti i dispositivi che avete in casa. E poi per quanto riguarda quella fisica, diciamo, ho numerose specializzazioni che poi comunque mi sono servite nel corso della mia carriera, che sono quelle dell'analisi delle tracce, cioè vi dico le principali, che sono l'analisi delle tracce della scena del crimine, l'analisi delle tracce di sangue della scena del crimine, l'evidence collection, cioè il repertamento delle prove digitali. Comunque, ecco, io vi ho anticipato questa cosa perché volevo ricordarvi innanzitutto che non è sicuramente, volevo sfatare qualche mito. Io ho collaborato con tantissime forze di polizia internazionali, tra le quali la unità di evidence collection dell'FBI o insomma, altre realtà, i CSI americani, dove mi sono formato io negli ultimi anni
in Virginia, North Carolina, in Pennsylvania, insomma varie. Ho visto che volevo sfatare questo mito sostanzialmente, cioè loro non è che sono meglio di noi, anzi, tutti i dipartimenti di polizia americani che hanno un laboratorio di investigazione digitali non hanno né più né meno di quello che viene in ufficio, insomma. Non è che sono tutti questi scienziati, non è che fanno delle cose incredibili, che con un click in un'immagine JPEG con risoluzione di 20 dpi riescono a individuare il colore della retina, cioè il colore degli occhi di quella... Insomma, volevo sfatare questo mito, perché però hanno impostato un certo imprinting nella vostra mente mnemonico, grazie a queste fiction CSI. Io a fare i rilievi ci sono sempre andato vestito in un modo pessimo, mai ben pettinato, profumato, cioè vi posso garantire che è completamente diverso. Questo per arrivare a parlare della prova, la prova scientifica. La prova scientifica digitale o fisica ha molte affinità. Perché? Vi faccio un esempio. Una traccia, allora, perché parto da questo presupposto? Perché una delle cose più difficili in questa disciplina, cioè la computer forensics, la digital forensics, è proprio la preservazione e l'acquisizione del reperto digitale e la preservazione nel tempo fino al termine della fase dibattimentale processuale, quello che deve sostanzialmente che è quello che è il ciclo di vita della prova. Allora, perché è così, sono così similari le due prove? Infatti, facciamo un esempio. Una traccia di sangue sulla scena del crimine, che cos'ha di particolare? Perché, che cos'ha di particolare? Che cosa, quali sono le affinità con una prova digitale, secondo voi? La? Vabbè, ok, allora lo dico io. La fragilità? Ovviamente, logicamente, la fragilità, perché una traccia di sangue è facilmente degradabile sulla scena del crimine, quindi permette solo un certo numero di campionamenti e quindi può complicare, diciamo, l'esito dell'analisi. La stessa cosa per quanto riguarda il dato digitale. Il dato digitale è estremamente fragile e al contrario della traccia di sangue, che è qualcosa di immateriale, il dato digitale non lo è immateriale. Cioè noi rendiamo concreto il dato digitale solo tramite l'utilizzo di strumenti tecnici che da astratto lo portano a concreto. Questa è la complessità primaria di questo tipo di lavoro. A tal proposito vi voglio ricordare che gli strumenti open source, Linux e tutto il mondo Unix, ha dato un grandissimo e dà tuttora supporto alle investigazioni digitali. Moltissimi di noi utilizzano gli strumenti, esclusivamente strumenti open source per condurre le investigazioni digitali, per una serie di motivi che vi mostrerò, anche se purtroppo spesso dobbiamo ricordare, anche le case, anche molti software commerciali si basano su comandi Linux per l'acquisizione dei dispositivi digitali. Faccio un esempio: Access Data, FTK Imager, che è un software di distribuzione gratuita, ma implementa comunque per l'acquisizione dei reperti il disk dumper, il DD, un comando Linux che ti permette di fare una copia bit to bit, cioè bit a bit, ok? Taglierò parecchio perché ho fatto tutto un programma. Allora, intanto l'accezione computer forensics che cos'è secondo voi? La conoscete? No, vedete già qual è. Come voi, non preoccupatevi, perché come voi, cioè, ci sono moltissime altre persone che non sanno cosa sia, nonostante l'importanza, voi sostanzialmente ne sentite parlare tutti i giorni in televisione, in tutti quei bei salutini mediatici, tutti questi, con Parolisi, con quell'altro, con Sara Scazzi, tutti i giorni si parla di cellulari, cioè di analisi di dispositivi cellulari sulla scena del crimine, analisi di computer, che sono spesso determinanti per il proseguo delle indagini o per fornire proprio indizi probatori concreti. È giusto, no? Però nessuno sa che cos'è sta computer forensics, non conosce nessuno. Come voi, in tribunale non la conosce nessuno, i giudici non sanno che cosa sia, poi avvocati alcuni, grazie a Dio, no, come Elena, penso che sia il guru in questo senso, a livello proprio internazionale, e tantissime altre persone che non hanno idea. Ecco perché comunque io cerco sempre di divulgare questa scienza, perché abbiamo 7 di investigatori,
ok? Abbiamo 7 investigatori, è uno dei modi per sperimentare proprio un'investigazione digitale può essere proprio quello di iniziare con strumenti open source, con un laboratorio a costo zero. Quindi che cos'è il computer forensics? Il computer forensics è quella scienza che si occupa di attribuire un valore probatorio a delle informazioni ricavate tramite operazioni tecnico-scientifiche su un qualsiasi supporto capace di veicolare informazioni in maniera digitale. Ok, sostanzialmente questo. Quindi, un esempio, qualunque dato che passa sulla rete che comunque va a finire sul vostro PC, per noi è un elemento di prova importante. Ok? Qualunque cosa che possieda, cioè qualunque oggetto digitale che possieda un'unità di memoria. Tutti gli oggetti, anche il frigorifero tra un po' possiedono un'unità di memoria. Qualsiasi oggetto implementa un'unità di memoria per noi è una potenziale prova. Un po' di storia, nasce negli anni 80, quindi ecco perché vi ho detto che ha solo 30 anni, nasce nei laboratori dell'FBI proprio per la continua richiesta, visto l'avvento tecnologico e la diffusione dei personal computer nella società, il Computer Analysis and Response Team dell'FBI, il primo laboratorio d'eccellenza, che poi diventò il punto di riferimento per tutte le forze di polizia internazionali e per elaborare proprio i primi modelli operativi. Le specialità sono varie, anzi vi posso garantire che nascono di continuo. Computer forensics, network forensics, che sarebbe praticamente l'analisi dei dati passanti per una rete pubblica o privata, l'internet forensics, la ricostruzione della cronologia. Ecco, io adesso vi illustrerò così in breve quelle informazioni che noi spesso cerchiamo di ricostruire da un personal computer, no? Per cui voi vi chiedete sicuramente che cosa si riesce a ricostruire. La memory forensics, che è un'altra specialità, perché molto importante, che sostanzialmente nelle macchine parliamo di, cioè, a 360 gradi, cioè ATM, cioè bancomat, sistemi SCADA per le torri di controllo, server, qualsiasi computer hanno comunque tutti un'analogia. Due unità di memoria, una volatile e una permanente, cioè quindi la RAM e l'hard disk, ok? Quasi tutti hanno queste cose. So che vi state addormentando, le facce, la fame disperata, un sonno, parliamo, comunque abbiate ancora 10 minuti, 5 minuti di pazienza e finiamo. Anche perché vi può interessare, così la prossima volta che sentite che quarto grado o questi fantaprogrammi, sapete di cosa parlano, ok? Anche se dicono delle grandissime idiozie, però vabbè, almeno vi divertite una serata con davanti al popcorn. Quindi memory forensics è molto importante perché l'analisi della RAM produce tantissimi risultati, specialmente nelle analisi tipo per un incidente informatico, okay? Cioè un attacco, un accesso abusivo, queste cose qua. E poi ci sono tantissime altre cose che sono i DVD forensics, la live system forensics, che è un'altra delle specialità molto utilizzate quando si trova un computer acceso. Rapidamente, i campi di applicazione quali sono? Ecco perché noi facciamo questo lavoro. La ricostruzione della timeline degli eventi, sempre siamo capiti, questa è la prima cosa che si fa, cioè ricostruire sostanzialmente tutto quello che è successo, tutto quello che l'utente ha fatto e le modalità di interazione che l'utente ha avuto con la macchina. Importante anche in caso di omicidio, ne ho avuto uno un poco tempo fa, dopo 16 anni, tra l'altro era un caso freddo ormai, di una ragazza uccisa in uno studio di un commercialista, un caso freddo riaperto poi da chi l'ha visto, io ho fatto la super perizia in questa circostanza, una super perizia, detta così in gergo perché non esiste la super perizia, ma una perizia su queste macchine che erano dei 286 del 1900, cioè è una di quelle che mi ha proprio stressato più di tutti, perché potete immaginare un 286 che registra degli eventi, quanto era difficile con un 286 ricostruire una timeline degli eventi,
non esisteva un registro di sistema in quel periodo, quindi da quale sorgente io prendo queste informazioni principalmente? Dal registro di sistema di Windows o dal registro degli eventi, insomma, cioè, o dai metadati presenti, ma lì anche i metadati erano sballati perché logicamente negli anni 90 polizia, carabinieri, comunque ingegneri di quell'epoca, se già non lo sappiamo ora, pensate che cosa c'è. Quindi prima addirittura si faceva un backup con Ghost e buttavano lì l'hard disk e lo restituivano al proprietario, e comunque ci facciamo niente. Ecco, io ho trovato gli hard disk dal proprietario appunto dopo 16 anni, cioè non erano neanche sotto, non erano ancora, erano già stati dissequestrati, tra l'altro riacquisiti, però vabbè, destra e strada. Niente, timeline degli eventi, analisi di malware, è logico perché spesso i reati informatici si basano anche su rootkit, malware, trojan, e quindi per il furto di identità, dati importanti, dati sensibili, carte, numeri di carte di credito, che comunque succede che l'analisi di malware si faccia, analisi di software. Data carving non è altro che un recupero di dati molto complesso che viene fatto tramite la lettura dei bit grezzi, è il recupero del header e il footer di ogni di file conosciuti, di formati conosciuti, vengono praticamente ricostruiti e estratti dalla memoria. Data recovery, le classiche operazioni e voi capirete perché sono molto utili, perché logicamente tutti i dati cancellati su un hard disk le recuperiamo per poi utilizzarli a scopi di indagine. Tra l'altro, data recovery ti permette anche di avere gli stessi metadati, cioè quindi sostanzialmente data recovery perché lo facciamo, perché è utile a livello probatorio, perché quei dati che vedete, che cancellate normalmente, che buttate sul cestino e poi svuotate il cestino, o anche una formattazione, in realtà i dati sono sempre residenti lì, si perde solo la locazione nel file system, va bene? Quindi li recuperiamo e abbiamo tutte le informazioni relative anche alla data, l'ora e la cronologia ai metadati dei file. Poi la ricostruzione delle informazioni relative al registro di sistema, questo è ovvio. Un'altra delle tecniche su Windows, visto che Windows è diciamo il principale oggetto di indagine spesso, perché è quello più diffuso normalmente, la ricostruzione delle miniature dei TumpsDB, che sono dei piccoli database. Avete mai visto quando andate sulla cartella immagini e avete i file nascosti abilitati e si crea un file, il TumpsDB, no? E che cosa serve secondo voi? Contiene tutte le miniature di tutte le immagini che avete visualizzato all'interno di quella cartella e che poi avete cancellato. Pensate quanto è importante per un discorso di pedopornografia. Sì, è una prova che in quella cartella ci sono state quelle immagini pedopornografiche, perché poi avremo la miniatura, ok? Allora attenti al data recovery, ci sono tutta una serie di tecniche. Steg analisi, sapete che cos'è la steganografia? Ok, quello, quindi mi fa piacere perché normalmente vi dicono cos'è la steganografia? La steganografia, quindi la steganalisi, l'analisi dei file steganografici, cioè il recupero di quei file. Allora, la steganografia non è altro che una metodologia di occultamento di un dato all'interno di un altro dato. Cioè possiamo mettere all'interno di un documento Word un'immagine che contiene le informazioni per la costruzione di una bomba e proteggerla da password e noi lo manterremo sul nostro hard disk con la possibilità di visualizzare normalmente il file e un file che poi all'interno in realtà nella sua struttura contiene un altro file. Password recovery, il recupero delle password, la ricostruzione della cronologia della navigazione web, contatti social network, anche il carving vi faccio un esempio. Voi pensate di utilizzare Facebook, la chat di Facebook, tanto mio marito non mi beccherà mai perché è online, chi se ne frega. Non è proprio così. Le chat, in modo randomico, purtroppo per noi, è meglio per chi deve, meglio per il fedifrago, praticamente sono rimangono all'interno di alcuni file di memoria virtuale su Windows, no? Quindi ci sono delle operazioni specifiche di data carving, che vi ho detto prima, che recuperano anche le chat, ok? Quelle sessioni chat e i post e i messaggi, eccetera, eccetera. Non solo di Facebook, ma di tutti i social network più conosciuti. Messaggeria istantanea, quindi anche quella è una cosa un po' importante, peer-to-peer, cioè l'analisi dei file scaricati su Emule, che se la fanno a me nel senso,
è un po' complicato, anche se tutto quello che scarico è perfettamente legale. Insomma, sta fanno a me che scarico terabyte di dati ogni giorno per lavoro, un bel problema. Porn detection invece è un'altra delle pratiche, delle tecniche molto interessanti, perché viene utilizzata per fare un'analisi delle immagini contenute all'interno delle memorie di massa alla ricerca di immagini pornografiche, pedopornografiche, comunque immagini particolari che contengono un pattern. Cioè, praticamente, cosa fanno questi tool di porn detection? Analizzano tutte le immagini presenti all'interno dell'hard disk, ok? Le scansionano tutte, le analizzano. Analizzano all'interno dell'immagine il pattern di colore, tipo il colore della pelle, viene analizzato. Quella che contiene più pattern colore simile a quello della pelle, viene praticamente messo come, cioè viene marcato. E poi questi software normalmente hanno un archivio di hash noti di immagini pedopornografiche o pornografiche, comunque, cioè di file illegali, che confrontano con gli hash delle immagini che ha scansionato. Ok? Quindi vi faccio un esempio. Quanto può essere complesso fare l'analisi di 40 PC di uno studio che si occupa di grafica pubblicitaria o di fotografia? È come estremamente complesso. Anche le immagini RAW dovresti aprirle una per una, guardarle, vedere se ok, cioè dopo la copia logica, no? Quindi questo ti aiuta moltissimo nell'analisi. Questi, diciamo, che sono i principali campi di applicazione. Per quanto riguarda la legislazione, io di certo posso fare riferimento alla professoressa Bassoni, però questa, diciamo, è quella che interessa più il nostro settore, che è la legge 48 del 18 marzo 2008, la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e le norme di adeguamento nell'ordinamento interno. Questa perché ha avuto una grande importanza all'interno della computer forensics? Perché ha modificato il codice penale per quanto riguarda alcuni articoli per quanto riguarda, diciamo, la criminalità informatica, ha incluso i delitti informatici, il trattamento illecito di dati. Giusto, Elena? Sì, no, nel senso, volevo il tuo consenso. Alcune modifiche al codice di procedura penale volte a rendere obbligatorio per le forze di polizia l'utilizzo di metodologie nel corso dell'indagine, ovvero, cioè, prima della ratifica della legge 48 del 2008 non c'era nessun tipo di linea guida. Già sono scarse ora. Noi italiani ci affidiamo alle linee guida internazionali, cioè le linee guida, le best practices internazionali, non abbiamo proprio delle linee guida di riferimento. Questa nel suo piccolo ne ha imposto qualcuna, più che altro per le modalità di acquisizione e di preservazione, insomma, specialmente nelle fasi di ispezione, sequestro e perquisizione. Poi la modifica della disciplina sulla data retention contenuta nell'articolo 132 del decreto legislativo 196 del 2003. Questo solo per citare la normativa vigente. I reati che interessati a questa disciplina spesso sono i reati informatici classici, che sono l'accesso abusivo a un sistema informatico, il danneggiamento di informazioni, come ad esempio, no? Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a internet, e quelli non informatici dove sono stati utilizzati i mezzi tecnologici, cioè pedopornografia, molestie, traffico di stupefacenti, stalking, e poi ce ne sono tantissimi altri, c'è una vasta gara. Ecco perché è difficile fare questo tipo di lavoro, innanzitutto perché ti devi confrontare con realtà sempre diverse, con tecnologie sempre in continua crescita, quindi tu devi sempre stare aggiornato e vivere la tua vita, insomma, dietro a questo tipo di scienze, cioè di informazioni. Quattro step sono quelli che noi normalmente utilizziamo nella fase di produzione della prova digitale: identificazione, acquisizione, preservazione, analisi e presentazione. Questo è tutto il processo. L'identificazione ovviamente è una delle cose più complesse. Immaginate, innanzitutto dobbiamo identificare quali dati acquisire, che dati e che tipo di periferica che dobbiamo acquisire. Immaginate una stanza come questa, dobbiamo anche individuare lo strumento di memorizzazione di massa, non sempre racchiuso all'interno di un case. Può essere un time capsule della Apple, che è installato a distanza, che memorizza via Wi-Fi, ha un'unità di storage Wi-Fi
delle informazioni. Io arrivo qua, quello è installato contro il soffitto, prendo il PC, me ne vado, in realtà tutti i dati stanno lì, il PC è vuoto, no, non è così semplice. Una micro SD può contenere fino a 32 GB di dati e la puoi tenere dappertutto. Quindi questa è una delle operazioni. La digital crunching può essere uno di questi, vi ho messo questa slide, questo esempio, per farvi vedere quante tipologie di dispositivi digitali potete con i quali potete interagire all'interno di un'indagine di questo tipo. Difficoltà classiche di pen drive occulta, di unità di memoria occultate in oggetti di varie forme. L'acquisizione, ecco, questa è una delle cose estremamente importanti, acquisizione e preservazione, che include dei requisiti particolari. Quindi tutte le operazioni eseguite nella fase di acquisizione devono essere ripetibili, cioè noi dobbiamo dare la possibilità, logicamente per il diritto di difesa, dobbiamo dare la possibilità al perito di parte che verrà in una fase successiva del processo di poter eseguire lo stesso accertamento su quel dispositivo che noi abbiamo acquisito, in modo che gli vengano restituiti gli stessi risultati. Ok, quindi dobbiamo garantire l'originalità e l'immodificabilità del reperto e l'integrità. Cioè, quindi, capito, questo è uno degli aspetti più difficili. Che cosa facciamo in questi casi per garantire questo? Intanto non facciamo una mera copia dei dati evidenti, è logico, perché come vi ho detto prima, dobbiamo intanto dargli una firma digitale che dice sì, questo l'abbiamo acquisito oggi e questo abbiamo congelato quel reperto alla data di oggi e questo verrà sigillato e rimarrà così nel tempo. Tutte le operazioni che abbiamo fatto potranno essere ripetute di acquisizione e lo possiamo certificare nel tempo. Quindi non facciamo una mera copia dei dati evidenti, facciamo una copia bit-to-bit, cioè la bitstream image. Cioè se un hard disk da 500 giga contiene solo 1 giga di dati, noi non acquisiremo 1 giga di dati, acquisiremo tutto l'hard disk da 500 giga, così com'è l'originale. Per certificare che quella copia è stata prodotta ed è identica all'originale, utilizzeremo una validazione che vi spiegherò dopo. Ci sono due modalità di acquisizione, live e did, cioè post mortem. La did, quella che consiste nell'estrazione fisica dell'hard disk di un computer spento. La differenza è computer spento, computer acceso. Spesso arriviamo in circostanze particolari dove ci sono computer, delle server, computer medicali, computer che di videosorveglianza, cioè che non possono essere spenti. Quindi quella è, diciamo, un'operazione abbastanza complessa, perché praticamente eseguita un'acquisizione live, cioè a sistema acceso, che comporta delle procedure specifiche. Perché secondo voi? Mentre quella computer spento la possiamo ripetere, quella computer acceso non la possiamo ripetere, cioè è un accertamento ripetibile ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale. Perché è ripetibile? Perché lo stato dei luoghi cambia sempre, cioè se domani, se tra 10 minuti ripetiamo lo stesso accertamento, non produrrà mai più un hash identico, perché lo stato dei luoghi è cambiato, cioè l'accesso magari da parte degli utenti o i dati che continuano ad aggiornarsi sono cambiati, quindi l'hash sarà diverso. Quindi quello che consiglio sempre in questo è la regola d'oro: mai accendere un computer spento e mai spegnere un computer acceso, che è una regola che non seguono mai, ok? Mai, non seguono mai. Ecco qua entrano poi in scena gli strumenti open source, i live CD, ok? Normalmente l'acquisizione a computer spento, quindi proprio l'estrazione fisica dell'hard disk, qual è il modo per garantire che quel dispositivo innanzitutto non è stato inquinato, che è integro e originale? La cattura attraverso un dispositivo, sì, software o hardware, che si chiama write blocker, cioè un dispositivo che permette la lettura, esclusivamente la lettura del reperto che acquisiamo, e lo protegge da qualsiasi scrittura accidentale dovuta da virus, da una nostra incapacità, una copia di un dato casuale, no? Quindi write blocker è una delle cose principali, e poi ci sono varie tipologie di hardware dedicato, e spesso usiamo proprio queste distribuzioni Linux,
che vi elencherò se volete cimentarvi in una investigazione digitale. Queste distribuzioni Linux basate spesso su Knuffix, Ubuntu sempre altre distribuzioni di questo tipo che troviamo liberamente sulla rete, è una cosa estremamente positiva secondo me, a parer mio, proprio la possibilità di verificare la sorgente, al contrario di quelli commerciali che ti dicono che fanno un'azione, cioè che fanno ti danno una risposta, ma in realtà poi non possiamo verificare. È la posizione live, come vi dicevo prima, di un server, di un computer acceso, che è una posizione completamente diversa. Anche questa è importante, anzi, in questo è quasi. Ovviamente in questa non possiamo utilizzare una distribuzione live, perché dovremmo riavviare la macchina per avviare la distribuzione live sulla RAM, no? Quindi è vietato, perché meno inquiniamo RAM e hard disk, meglio è. Anzi, in teoria non dovrebbero essere inquinati per niente. Perché la RAM in questi casi è importante quando troviamo un computer acceso? Vi faccio un esempio. Perché dobbiamo acquisire prima la RAM e poi l'hard disk? Perché il disco potrebbe essere crittografato, ok? Quindi il disco crittografato, allo spegnimento perdiamo la password. Invece la password in quella circostanza nella RAM è in chiaro. Quindi facendo un dump della RAM possiamo ricavare la password. Come vi dicevo prima, le operazioni di preservazione sono fatte tramite un thread blocker, così almeno sapete quali sono le procedure. La validazione invece di quella copia viene fatta tramite il calcolo dell'hash, un'operazione one way nell'applicazione dell'algoritmo che produce da un dato infinito una stringa alfanumerica definita, ok? Questa stringa alfanumerica, se cambiamo anche un solo bit, cambierà completamente, quindi ecco, questa è la certificazione dell'integrità di quel reperto. Quel reperto, se il log di acquisizione e il reperto ha prodotto reperto originale e reperto e copia ha prodotto un hash preciso, se quell'hash cambierà nel corso del processo vuol dire che qualcosa è stato modificato, quindi la prova viene invalidata. Ecco perché è importante. Consigliabile sempre applicare più di un algoritmo, ATMEG5, SHA1, SHA256, per eliminare tutte le probabilità di collisione. Ok? Quindi l'analisi, non lo so dire, è normale, l'analisi richiede elevate capacità tecniche, la conoscenza dei linguaggi di programmazione e informatiche avanzate, sempre aggiornate, perché purtroppo, cioè, io ho a che fare con un giorno con computer medicali, quindi ecografie, comparazioni di immagini ecografiche, reperti antichi, reperti troppo recenti, reperti che non sono compatibili, nuovi software proprietari, closed, che non puoi, devi necessariamente disassemblarli, analizzarli, cioè vi posso garantire che è un campo estremamente difficile. Per normalmente un'azienda possiede più persone che hanno aree di competenza specifiche, e il computer forense invece le deve conoscere tutte, e quindi fa proprio una vitaccia che non vi dico. Lo fa esclusivamente per passione, di certo non perché guadagna fior fior di conti, specialmente nell'arma dei carabinieri. Allora, l'ultima fase, la presentazione, la fase di produzione del report che contiene le risultanti dell'analisi, e la cosa più difficile, paradossalmente, è tradurre queste informazioni in un linguaggio comprensibile al giudice o pubblico ministero. Allora, un giudice, ve lo dico, adesso ridete, mi ha detto l'ultima mamma nella nomina, noi un pubblico ministero nella nomina come consulente tecnico, mi ha detto nel quesito: mi sequestri tutto internet. Gli ho detto: allora, prima che vado in pensione forse gli darò una risposta. Cioè, mi sequestri tutto internet, potete capire che livello di, oppure un procura generale ti chiedono che cos'è il mulo, io non so il mulo, come, dove l'hanno messo sto mulo, cioè in realtà, ma come fai a spiegargli poi le risultanze di un'analisi tecnica? Cioè è veramente difficile, è la cosa più complessa, cioè, quindi sintetizzare e dirgli fondamentalmente che cosa c'è, anche perché tu scrivi 400 pagine di relazione tecnica, loro la prendono, fanno così: ah, bravo Massa, ultima pagina, in conclusione cosa sono? Ma questo ce l'ha sta roba o no? Cioè, capito? 400 pagine di fatica per me. Il pinguino combatte sempre il male, è sempre dalla nostra parte.
L'open source perché è importante? Quell'immagine l'ho fatta io ieri sera. Mi sono divertito. Ecco perché volevo assolutamente farvi vedere le slide, perché ho fatto i capi. L'open source è determinato per affrontare le nuove sfide poste da... Come? Siamo come giudici, ecco. Diciamo le conclusioni. Sì, infatti adesso chiudiamo. Sono sforato tantissimo. Cinque minuti. Diciamo. Vabbè, ok. Beh, vi dico solo che cosa serve, perché è importante l'open source e chiudiamo. Tanto per l'ampia disponibilità, l'apertura dei formati e la velocità di sviluppo. Perché è importante? Ovviamente perché permette proprio la controparte, al contrario di un software commerciale d'analisi, cioè quello oggi lo producono tra 20, cioè tra 10 anni, il processo è ancora aperto, non lo producono più, tu quell'immagine magari non la puoi più aprire, quell'analisi non la puoi ripetere. Col software open source, sì. Ok? E poi l'uso di formati di attivazione liberi. Altra cosa, la possibilità di accedere a programmi in alfa e beta testing è sempre vitale. E poi il fatto che supporti 40 file system diversi, cioè con Windows e Mac io più di tot non posso fare, con Linux invece posso spaziare, anche quando mi portano due carabinieri classici, un file server in due, carico così che lo staccano, te lo portano lì, chissà quali tipo di file system possiede. Quindi puoi utilizzare sempre Linux che stai sempre al sicuro. La semplicità per i comandi semplici integrati che permettono acquisizione e analisi di supporti di vario tipo, il disk dumper, questo è uno dei comandi fondamentali nell'acquisizione dei reperti. E poi la possibilità di integrare degli script a seconda delle proprie esigenze e di implementarle già a software esistenti, no? Cioè a distribuzioni esistenti. Poi, ovviamente la garanzia, il fatto che quello che abbiamo detto prima, ti danno la possibilità di montare in read-only i reperti. Questo con Linux lo fa tranquillamente, io mi scuso per le spalle. E la verifica delle sorgenti a garanzia della genuinità dell'analisi eseguita. Questo è normale. Ecco, rapidamente, adesso abbiamo quasi finito. Disk dumper è assolutamente importante. Il comando Unix DD è fondamentale per eseguire l'acquisizione delle evidenze bit to bit. Mount, grazie al comando mount possiamo montare il file system sempre in read-only, quindi anche questo è estremamente importante nell'analisi forense ed è in grado di gestire un gran numero di file system. RAID, l'MDADM è un comando che permette di gestire RAID 015, Linux permette di gestirli, altri no. Xedit, anche questo è importante per analizzare file binari, file di test, file di qualsiasi tipo, anche quello è molto importante nella fase dell'analisi. GREP, per la ricerca all'interno di file di un particolare parte. DIFF, il comando DIFF confronta il contenuto di due file e mostra in output le differenze. MD5SAM, per il calcolo dell'hash. DSSNIF, DSNIF, perdonate, utilità per l'analisi della rete, ottimo per contesti di analisi live, come vi dicevo prima, quindi per la cattura dei pacchetti del traffico di rete. EtherCAP, non sia uno sniffer evoluto, è un coltellino svizzero per l'analisi del traffico di rete, permette il recupero di password anche da sessioni, da stream SSL. Okay? Ecco, questi invece sono tool che hanno forensi proprio basati su Linux, VCFLDD, sviluppato dal Forensic Lab del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, basato sul comando di Unix, DD Unix. Gestione di prove, è una cosa positiva al contrario degli altri, è che questa è un'evoluzione del DD, del disk dumper. Questo permette anche la gestione degli errori, no? Invece con DD dobbiamo fare la linea di comando. La gestione degli errori, la verifica dell'immagine acquisita. Questo è importantissimo, è stato sviluppato da Brian Cale. Una suite di tool per l'analisi e il recupero di informazioni importanti, con il disk layout, le partizioni, file system, directory, file timestamp, file cancellate e spazio allocato. È molto bello. Una suite estremamente importante ed è integrata in tutte quelle live distro che adesso vi elenco. Autopsy, anche questo sempre da Brian Carrier, è un'interfaccia web front-end, di positivo che c'è questa interfaccia web front-end, gestione dei casi, analisi, ricerca di keywords, reporting. Non vi nego che questi strumenti, per questioni proprio pratiche,
possono essere utilizzati da un consulente, oppure in casi di piccolo taglio per la gestione di, ecco perché poi lì nasce l'esigenza di utilizzare software commerciale, purtroppo per l'esigenza di, cioè per casi che riguardano device completamente diversi, gestione di casi di terabyte di dati che comunque devono poi essere indicizzati e inseriti in un contesto di un database Postgres oppure Oracle, e diventa un po' più complesso. Ecco, però è utilissimo per la gestione di casi di un certo tipo, o a supporto proprio della gestione dei casi. Il Flag è un tool grafico per l'analisi del log, anche questo è molto interessante, interfaccia di tipo web-based, permette l'analisi di disk device, disk image, file che contengono i dump del traffico di rete e file di log. MD5DIP è un'evoluzione di MD5SAM, supporta anche altri tipi di algoritmi. Questi sono, è un elenco che mi sono delle distribuzioni live. Helix 3, molto interessante, è una delle prime. Kane, un progetto italiano mantenuto da una barese, un ingegnere barese Nanni Bassetti. Raptor è molto molto bello. Death Linux, anche questo di Stefano Frate Pietro, è un progetto italiano. Backtrack, la nuova versione implementa, la 5.0 implementa anche l'interfaccia forense con strumenti tutti forensi, non solo di ethical hacking o di penetration test, cioè molto interessante. Iritaly, Linux Forensic Boot, Forlex, Nupix, Security Distribution, Network Security Toolkit e FireLive CD, queste sono le principali, ok? Laboratorio forense quasi costo zero, potete farlo voi. Adattatore SATA USB, SATA IDE, hard disk esterno, computer e una distribuzione live. Fate il laboratorio. Con questo è tutto, scusate la... Per lavoro. Per lavoro non me lo auguro. Anche perché non me ne lascio scappare uno. Specialmente i pedofili. Lì proprio ci do dentro. Piuttosto dormo in ufficio. Poi un'altra cosa. Volevo spattare anche il mito della... Io non sto vestito così quando lavoro. Perché io vedo tutti questi consulenti tecnici che vanno in tribunale, che secondo me non fanno un fico secco. Io il disk pieno di ketchup perché non ho avuto tempo, la mangio, lo apro, ok. E poi sono uno straccio, uno schifo quando vado al lavoro. Okay? Cioè, quindi questa non è la figura del consulente tecnico. Ho la faccia. La sostanza è quella di un nerd. Scalazzatissimo. Ok? Grazie dell'ospitalità.